Eccoci qui con il restauro in corsa. E Ilaria, come è iniziata tutta la nostra avventura? Beh, intanto come è partita proprio da una coincidenza di esigenze e di offerte. L'esigenza, come già ha detto la dottoressa Gargiulo, di dover intervenire per un restauro e un restauro conservativo principalmente e una messa in sicurezza dell'opera. E la fortuna di avere una collaborazione e un progetto continuo ormai già da qualche anno con la Fondazione Atlante e in particolare con Cristina Morpurgo, che vediamo anche qui di fianco all'opera, che da anni si dedica al recupero e a progetti di restauro e valorizzazione per i nostri beni culturali. Le è stato proposto il progetto proprio riguardante il dipinto di De Chirico, che ha accolto con sommo interesse, e così si è potuto dare avvio a questo restauro. Quindi il restauro è iniziato proprio con tutto uno studio sulla parte conservativa e la grande possibilità di essere affiancati da voi scientifici nello studio dell'opera. Ancora più interessante è stato l'appassionarsi a questo intervento di restauro perché a fianco di questo c'era anche, noi abbiamo lavorato appunto sempre con il piccolo trattato di De Chirico, dove proprio venivano raccontate e raccolte le sue idee, le sue esperienze. Le problematiche conservative di questo dipinto erano soprattutto dovute a un cattivo vincolo della tela sul telaio, dove si vedono tantissime ondulazioni e deformazioni della tela, a dei sollevamenti, dei cretti. E principalmente erano queste le analisi Allora, conservative che hanno portato a un restauro. tu Ilaria ci hai coinvolto, come abbiamo visto nelle slide precedenti, praticamente siamo stati coinvolti noi del Dipartimento di Scienze Materiali dell'Università Milano Bicocca, l'Istituto CNR BFM, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Milano e Bruker Italia, che è molto generosamente si è prestata a utilizzare il suo scanner altamente tecnologico. E quali erano le richieste? Beh, le richieste erano quelle di indagare l'opera mentre erano nel tuo atelier di restauro. E quindi siamo stati ovviamente vincolati a usare strumentazione portatile, però, come vi ho già detto, altamente tecnologica. E cosa abbiamo deciso di utilizzare? Beh, innanzitutto tecniche per imaging, cioè abbiamo fatto riprese sia fotografiche ad alta risoluzione, in luce visibile, in IR, in fluorescenza UV, che mappe elementari con uno strumento a XRF, cioè a fluorescenza raggi X, che è uno strumento iperspettrale. A fianco a queste indagini per immagine abbiamo utilizzato tecniche puntuali, cioè abbiamo analizzato, adesso non so se mi ricordo male Letizia, abbiamo analizzato una cinquantina di punti su tutto il quadro, perché come sia Ilaria che Marina ci hanno detto, era un quadro. È un quadro con dimensioni ragguardevoli e abbiamo sfruttato diverse tecniche puntuali che ci hanno dato una risposta congiunta ai fini della miglior caratterizzazione dei materiali pittorici utilizzati. Ognuna di queste tecniche ovviamente raggiunge uno strato del dipinto in analisi senza intaccarlo, e quindi il confronto dei dati ottenuti ci ha portato ad avere una conoscenza approfondita della tavolozza usata da De Chirico in questo suo quadro. Dal punto di vista conservativo, Ilaria, questo quadro presentava delle problematiche, soprattutto per la pellicola pittorica, giusto?
Poi con sì, la pellicola pittorica e soprattutto nella fascia bianca della parte architettonica era soprattutto questa la parte più complessa. Ecco, come si possono vedere anche dalle foto a luce radente, sia la particolarità di questi cretti e queste ondulazioni molto profonde. Per quanto riguarda appunto la fascia bianca, si è poi capito e studiato che il problema riguardava proprio questa sovrapposizione di due stesure di preparazione di bianco diverse, ma magari questo poi lo lascio a voi. Infatti, Simone, abbiamo visto che sia con le immagini UV che facendo le indagini puntuali abbiamo visto che erano stati utilizzati due diversi bianchi. Sì, esatto, abbiamo visto come la fluorescenza UV innanzitutto ci aveva mostrato due differenti risposte della fluorescenza stessa su quello che era la fascia bianca che prima citava Ilaria, soprattutto nella tra le orecchie del cavallo, diciamo così, in cui si vede una parte più rosata e una parte più bluastra. Unendo questo tipo di informazione che semplicemente ci differenzia o quantomeno ci dice la presenza di due diversi materiali, andando poi a indagare con le analisi spettroscopiche, siamo riusciti a evidenziare la presenza di piombo e di zinco che ci danno informazioni relativamente all'utilizzo di due bianchi diversi, appunto, il bianco di piombo o BH che veniva utilizzato fin dall'antichità, fino al bianco di zinco, e la sovrammissione di questi due strati ha fatto sì che ci fosse uno scivolamento che ha provocato questi sollevamenti e queste, chiamiamole, increspature della pellicola pittorica. Simo, è interessante anche vedere come i due bianchi siano stati utilizzati in maniera complementare, no? Dall'immagine di XRF, di mappa XRF, vediamo proprio come dove non c'è zinco c'è piombo e in prima approssimazione ovviamente e anche il contrario, no? Proprio per dare diverse tonalità anche. Sì, esattamente. Laddove vediamo nell'immagine quella della mappa piombo-zinco, le parti più rosse vediamo la presenza effettivamente del piombo, mentre le parti verdi indicano la presenza di zinco, e vediamo come questa unione delle due mappe, dei due elementi chimici, ci mostri una mutua esclusione nell'utilizzo del pigmento stesso. Per cui laddove De Chirico ha scelto di utilizzare il bianco di zinco come schiarente, non ha utilizzato il bianco di piombo. Benissimo, quindi invece sempre andando con le immagini in luce radente che ci hanno dato informazioni relative alle modalità esecutive, è stato molto importante rendersi conto della matericità delle pennellate, no? E quindi proprio di come il De Chirico usasse queste sovrapposizioni, come ci ha ben spiegato Marina, cioè queste pennellate quasi a filamenti. La luce radente ce lo mostra bene. E questo è stato anche una difficoltà, no Simone? Una difficoltà che noi abbiamo avuto in corso d'opera, perché immaginavamo di intercettare un disegno soggiacente. Qui vedete il visibile, utilizzando una tecnica che è nota, è ben nota, cioè quella in riflettografia IR, ma la riflettografia IR, come potete vedere qua, onestamente ci ha detto ben poco. Poi invece, pensando alle misure in trasilluminazione, cioè illuminando il retro della tela e facendo le riprese dall'altra parte della tela, ecco che già in luce visibile abbiamo avuto le prime sorprese, è stato veramente emozionante. No? Sì, è stato veramente bello, perché quando abbiamo posto la lampada dietro al dipinto, mantenendo la fotocamera frontale a quello che era la parte della pellicola pittorica, ci si è aperto tutto un mondo. In primis, andando a vedere quelle che sono le immagini in transilluminazione visibile, quindi mantenendo comunque la luce visibile come fonte primaria nell'analisi,
mesi abbiamo notato, oltre che tutti quelli che sono gli spessori sovrammessi, che probabilmente sono la causa primaria per cui non siamo riusciti a vedere il disegno soggiacente, anche il fatto che De Chirico utilizzasse quella che possiamo definire una tecnica quasi al risparmio, ovvero dove le figure dipinte non vanno a essere sovrammesse ad un fondo già preparato, ma vengono lasciati gli spazi per ogni singola figura. E al primo stupore, in luce visibile, ecco che abbiamo avuto la rivelazione, facendo la trasimmunazione però nell'IR, è che abbiamo potuto vedere il disegno soggiacente. Esattamente, proprio per questo gioco di spessori e di mancato assorbimento della radiazione infrarossa da parte di alcuni materiali costituenti l'opera stessa, ci siamo resi conto dell'esistenza di un disegno soggiacente che non era stato seguito in modo pedistico nella fase pittorica, come si può vedere benissimo nelle braccia dei due figurini che stanno sul carro, così come tutte le volute del carro che risultano perfettamente disegnate. Altra sorpresa è stato quando dalla luce visibile abbiamo acceso la luce UV. Esattamente, perché poi abbiamo notato quello che De Chirico stesso dice nel suo trattato, ovvero il fatto di utilizzare della vernice a spruzzo per dare un certo tipo di effetto alla superficie pittorica. Sì, abbiamo proprio visto gli spruzzi. Esattamente. È stato veramente impressionante. Poi è stato possibile anche arrivare a definire il ductus verilaria, cioè abbiamo ritrovato proprio tutti i suggerimenti che Giorgio De Chirico nel suo trattato dava. Ritorno anche alle immagini in transilluminazione che abbiamo appena visto, dove di nuovo il fascino e l'emozione di leggere, per esempio, come viene effettuato un disegno preparatorio e lui suggerisce l'utilizzo del carboncino con un olio essiccativo affinché poi il carboncino non andasse a sporcare i colori, e tutto questo l'abbiamo ritrovato in questo dipinto. Per alcuni tratti proprio è stato veramente interessantissimo capire come la scienza in questo caso potesse aiutare e illuminare una serie di informazioni che invece erano soltanto scritte e si potevano leggere nel suo trattato. Così come anche per quanto riguardava la parte della stesura del disegno preparatorio o anche poi di come ottenere una pittura sia per sfregamento, come si può vedere in questo caso, o con questi colpi nervosi di pittura che venivano dati vibrando, facendo vibrare proprio il colore e la grande conoscenza di come lui sapeva ottenere una resa pittorica proprio conoscendo profondamente la materia. Ricordiamoci che De Chirico amava soprattutto confrontarsi con studiosi, storici dell'arte e anche restauratori. E per esempio anche l'uso di questo spruzzino che lui utilizza per rendere ammorbidire la preparazione e dare una stesura molto più fluida probabilmente fa parte anche di un confronto con noi restauratori, perciò anche il piacere di sapere che l'artista si confronta appunto con le varie discipline legate a tutto quello che è il mondo dell'arte e della conservazione. Qui abbiamo modo di appunto vedere tutta una serie molto più approfondita di quello che è proprio la sua stesura pittorica.